Io condivido pienamente la presa di posizione della CEI per certi aspetti, ma penso, in questo mi faccio interprete anche di tanti altri, auspicavo una presa di posizione chiara per ribadire un concetto che è fondamentale, cioè che il bisogno spirituale non è un bisogno secondario, ma è un bisogno primario che va, diciamo, tutelato certamente nel rispetto con tutte le dovute con tutti i dovuti accorgimenti necessari in questo momento difficile, ma dobbiamo ritornare quanto prima a dare la possibilità ai credenti in maniera contingentata, con tutto quello che sarà necessario fare, di partecipare alla Santa Messa, di ricevere l'Eucaristia, perché è il punto per noi credenti centrale. Sull'Eucaristia si fonda la Chiesa nasce dall'Eucaristia. Se manca l'Eucaristia è un problema molto serio. La messa ascoltata via streaming oppure attraverso la televisione, i social, è una cosa, ma non è questa la modalità, diciamo, da preferire. Anzi, per noi cristiani è necessario essere presenti fisicamente nel luogo, e nel corso dei secoli non è mai mancata questa presenza e questa possibilità ai cristiani, sia nei momenti difficili, quando si dovevano ritrovare nelle catacombe, e sia anche nei momenti problematici di calamità, di guerre, quando comunque, diciamo, i cristiani partecipavano alla messa sapendo di trovare dalla comunione, dall'Eucaristia, la forza per andare avanti nel cammino e avere una prospettiva di speranza, perché è vero che l'uomo fa tanto, ma noi dobbiamo sapere e credere che l'opera di Dio è più grande dell'opera dell'uomo.